Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post grande schermo. Coco è il nuovo film targato Disney che fa impazzire grandi e piccini. Ambientato in Messico, racconta la passione di un giovanissimo per la musica, malgrado la contrarietà della sua famiglia. E a prestare la voce alla nonna dello scatenato protagonista del film è la produttrice musicale e giudice di X Factor, Mara Maionchi. Ecco quello che ci ha raccontato. La passione per la musica cos'è? È un chiodo, no? Però ma la musica è molto importante perché è la colonna sonora della nostra vita, tutto ci ricorda. Io quando sento una canzone anche degli anni 60, mi ricordo immediatamente dove ero, cosa facevo, la spiaggia di Rimini, e tutti eravamo tutti ragazzotti. Vuol dire, ho sempre detto che mi ha avvicinato alla musica la gatta di Paoli, perché in un settembre, e beh sì, perché io ero giovane ancora, certo. Ho ambientato quella canzone in una spiaggia di Rimini, eravamo andati tutti insieme da Bologna, per cui mi ha ricordato un momento piacevole della mia vita. Tutte le canzoni mi ricordano dei momenti, la canzone di quando mi sono sposata con mio marito, cioè tanto la musica è una colonna sonora importante. Ernesto De La Cruz, il più grande musicista di sempre. Vorrei tanto essere come lui. Ed è la musica la molla che muove il giovane protagonista del nuovo film targato Disney, che anche questa volta conta su un cast di voci italiane eccellenti. Abuelita! Che cosa ci fai qui? Miguel vuole diventare un musicista come il suo avo Ernesto De La Cruz, ma nella sua famiglia la musica sembra essere bandita. Per lui si prospetta un futuro nella fabbrica di scarpe dei suoi familiari. Ma il ragazzo non molla, nel giorno dei morti inizia un viaggio fantastico nella terra dell'aldilà per ritrovare il suo avo Ernesto De La Cruz e riportare in qualche modo la sua memoria nel nostro mondo. Da qui avrà inizio una grande avventura in cui vivi e morti si confronteranno, anche se a vincere saranno come sempre le passioni e la famiglia. Ci conosciamo! Sono i tuoi antenati! Se non torni a casa prima dell'alba sarai bloccato qui per sempre! Andiamo! Ma conta di più la passione o la famiglia? Perché qui è un po' il dilemma. Devo dire che secondo me contano tutte e due in maniera robusta, perché alla fine la famiglia, anche in questo film, poi lascia che lui segua la sua passione. Prima cerca di ostacolarlo perché nella famiglia è successo qualcosa, per cui hanno paura che il bambino soffra di quello che ha già sofferto altra gente, per cui tentano di difenderlo. Come tutti i genitori di fronte all'incertezza. Però devo dire che c'è, e poi il ricordo è fortissimo, devo dire che è molto bello questo ricordo che hanno le persone che non ci sono più attraverso a quelle che continuano a vivere e che continuano a parlare di loro come se tutto fosse normale. Si entra in scena! Coco sta sicuramente facendo centro nel cuore di grandi e piccini, c'è il Messico, c'è la musica, c'è il culto e il rispetto per i morti, c'è la poesia e l'intrattenimento, insomma, in una parola c'è il cuore della magia Disney, se puoi sognarlo puoi anche farlo. Ascolta la canzone, tu sarai vicino a me. Signora Maionchi, ha cantato anche lei. Devo dire che quando mi hanno telefonato per dire che avrei fatto e dovevo anche cantare, mi sono detta non è possibile, ciò non potrà accadere perché io ho bacchettato tutta la mia vita, sono stonata, sono una bestia, non è possibile. E invece devo dire, stranamente, la sentirete anche voi, pur cambiando voce, perché Coco è Trisavola, è più anziana, molto più anziana di me, devo dire che questo è stato un vantaggio, sono riuscita a cambiare un po' la voce e devo dire che però stranamente ho cantato intonato. Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, il post torna lunedì, sempre al termine di TG2000, arrivederci.